Ecco, questa mattina è tornato il mercato settimanale del Giotto, insomma si vendono generi di prima necessità, quindi può aprire non senza polemiche questa mattina. Sì, diciamo che la polemica fa parte di questo momento, un po' anche perché c'è tensione, un po' anche perché io dico non c'è niente di meglio da fare, quindi le polemiche vengono fuori, ma alla fine la polemica è venuta fuori per una fotografia pubblicata che probabilmente è stata fatta con un teleobiettivo che ha schiacciato e sembra che le persone siano veramente a meno di un metro di distanza, ma non è così. La polizia municipale ha presidiato il mercato e mi ha detto che non ha rilevato assolutamente assembramenti e non ha rilevato soprattutto l'infrazione della regola della distanza sociale di un metro, quindi in realtà il mercato c'era, c'è e ci dovrà ancora essere. Io ho fatto però una richiesta al governatore Rossi proprio ieri sera, gli ho chiesto di emettere un'ordinanza che chiarisca e che soprattutto ponga delle regole per quello che riguarda anche la gestione dei mercati, prendendo spunto da altre ordinanze di questo tipo che in altre regioni sono state prodotte, e cioè quella che i mercati, anche quelli alimentari, quindi possibili, perché non sono giustamente secondo me eliminabili, ma devono essere regolamentati in maniera un po' diversa, devono essere recintati, quindi perimetrati e fatto accesso e lasciato l'accesso alle persone in maniera controllata, in modo tale che dentro il mercato non ci sia mai affollamento, ma non mi risulta che questa mattina ad Arezzo ci sia stato affollamento. Oggi lei prima ha detto la battaglia non è finita, però insomma un minimo respiro di sollievo si può tirare. Sì, si può tirare, ma questo non significa che siamo autorizzati a andarcene in giro a prendere una boccata d'aria. Quindi siamo sulla strada giusta, ci siamo comportati bene, ma dobbiamo continuare a comportarci bene. La gente che mi dice, sindaco bravo, te ci dici di stare a casa, poi al mercato chissà cosa succede. Ecco, sbaglia, perché al mercato ci si va per fare la spesa. Io devo comprare frutta fresca se non voglio andare in crisi di vitamina C. E quindi è bene che vada al mercato a comprare frutta fresca o vada a un supermercato a comprarla. Questo non vuol dire che si debba uscire a far giratine, quindi non bisogna assolutamente abbassare la guardia. Questo fin tanto che il vostro sindaco continuerà a dirvi, rimanete a casa, dategli retta, rimanete a casa. E insieme ce la faremo.